Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i segni della febbre aftosa. La febbre aftosa, anche conosciuta come stomatite aftosa, è una condizione dolorosa che causa ulcere o piaghe dolorose all'interno della bocca. I segni e i sintomi tipici della febbre aftosa includono ulcere orali. Le ulcere o piaghe sono il sintomo principale della febbre aftosa. Sono di solito piccole, ovali o rotonde e presentano bordi rossi o infiammati. Le ulcere possono variare in numero, da una sola a più di una dozzina, e possono apparire su diverse parti della bocca, tra cui lingua, labbra, guance, gengive e palato. Dolore. Le ulcere orali causate dalla febbre aftosa possono essere estremamente dolorose e possono rendere difficile mangiare, bere e persino parlare. Il dolore può essere particolarmente acuto durante i pasti o quando si entra in contatto con cibi o bevande piccanti o acidi. Arrossamento e infiammazione. Le ulcere possono causare arrossamento e infiammazione delle mucose della bocca circostanti. Sensazione di bruciore o pizzicamento. Prima che le ulcere si formino completamente, è possibile avvertire una sensazione di bruciore o pizzicamento nella zona interessata. Febbre e malessere. In alcuni casi, la febbre aftosa può essere accompagnata da una lieve febbre e una sensazione generale di malessere. Sensibilità ai cibi acidi o speziati. Durante un episodio di febbre aftosa, i cibi acidi, speziati o irritanti possono peggiorare il disagio e il dolore. Dolore alla gola. Le ulcere vicine alla parte posteriore della gola possono causare dolore o disagio nella gola. La febbre aftosa è generalmente una condizione benigna che scompare da sola nel giro di una o due settimane senza la necessità di trattamento specifico. Tuttavia, il dolore e l'irritazione possono essere gestiti attraverso l'uso di analgesici da banco o farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, sotto la supervisione di un medico. Inoltre, esistono alcune soluzioni topiche, come gli enuaghi con una soluzione di acqua salata o creme o gel contenenti anestetici locali, che possono contribuire a ridurre il disagio. Se le ulcere orali persistono per più di due settimane, si ripresentano frequentemente o sono particolarmente gravi, è importante consultare un medico o un dentista. In alcuni casi, potrebbero essere necessari ulteriori test per escludere altre condizioni o patologie orali. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.